Video caricato da Jais 1979. Dicembre 1993, collaborazione Jais Imperiale.
E poi quanti ricordi, Quo vadis? La leggenda. Quando la firma si chiama Imperiale, vi volevo ricordare che c'era una volta e ci sarà ancora. L'Imperiale ricorda che la leggenda continua e l'after hour inizierà di nuovo a funzionare dal 25 dicembre 1993. After Hour Imperiale, questo per dirvi che diventerà la favola. Volevate sentirla? La favola è questa, guardate le ragazze se non sono la favola. L'animazione a cura di Jacopo Antoniazzi e Simona, direttamente dal Prince di Riccione, Raffaella dal Cocoricò di Riccione, di Treviso e Irene Peter Pan Riccione, in collaborazione con Jace e col Club Imperiale, Andrea Giudita. Music transcends. E poi vi racconterò la favola. Per ora quello che vi volevo ricordare è che domenica, tra due giorni, lo staff imperiale è in after hour a Marina di Pisa. Calua sarà la discoteca, apertura alle 6 di mattina, after hour, Calua, Marina di Pisa, lungomare. Domenica mattina lo staff imperiale sarà in after hour, questa sera invece Jace, lo charm. Imperial.
Locura totale, finita, finita. Guardala, guardala. Ci farete impazzire. Music transcends, transcends. La trasgressione, no, 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 limit. To another spiritual plane. Animazione. Ci farete impazzire. Girita. Fatti guardare. Another spiritual plane. Okay.
bacio a Silva, Silvia, Daniela e Deborah. Un bacio da parte dello staff imperiale. Volevo salutare tantissimi. Dici sempre fedeli con noi e Maria, Maria. Impazzire, impazzire.
Thank you.
un comunicato importante. Dragone Piero all'ingresso. Si chiama Dragone Piero all'ingresso. Lo voglio conoscere anch'io. Sono le 2, oggi 3 dicembre 1993, cambia la console, Rick! NBA News, Elvis Presley suddenly dies in Memphis. I'm Anne Marie Deer. The king of rock and roll, 42-year-old Elvis Presley, suddenly died of what doctors believe was respiratory failure this afternoon. Anita Helk has a complete report from the Baptist Hospital in Memphis. There are probably several hundred people in front of Baptist Hospital. They all can't believe that Elvis Presley, the king of rock and roll, is dead. It's reported from Maurice Elliott, vice president of administration for Baptist Hospital, that Elvis's road manager, Joe Esposito, found Elvis in his bedroom at 2:30 this afternoon, unconscious. Mr. Esposito reported that he found no vital signs at the time, but he immediately began resuscitation efforts, and the Memphis Fire Department ambulance was called. Resuscitation efforts were continued. He arrived at the hospital about 3:00 this afternoon, and Baptist Hospital's special Harvey team, a special team of emergency resuscitation experts, began working. È pazzo. È la pazzia imperiale. Anzi, volevo dire. È veramente pazzo. Si chiama Rick Hayter. Si fa chiamare Open Space, produzione dei suoi dischi Interactive. Cosa può fare? Ti fa ballare, ti fa impazzire, anzi ti fa viaggiare. Aspetta un po', la musica imperiale è loca, loca, loca. Thank you.
voi siete veramente... Guarda! Ti ritrovi per la strada e ti senti confuso. Ma cos'è questa confusione? La cabeza. E poi, tutto ad un tratto, ti rendi conto che non è confusione. È veramente quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo? Cosa? Lo sai cosa sta succedendo? Stai parlando con Rick Ainsworth. Oppure pensavi di essere per la strada, Ti facevi i fatti tuoi? E hai visto l'imperiale. Volevo salutare Michelina di Livorno, la stellina dello staff imperiale. E poi vorrei salutare tanta gente, ragazzi. Imperiale, ti voglio ricordare. Chais, lo charme il venerdì. E inoltre ti voglio dire... Voglio ricordare l'After Hour del 5 dicembre 93, proposto dallo staff imperiale a Calua, Marina di Pisa, lungomare. Lo staff imperiale ti farà ballare After Hour, 12 ore non stop music. Questo l'imperiale, domingo. Domenica mattina vi aspettiamo al Calua alle 6, ingresso 25.000. Rick 8. El musicante de este movimiento se llama Rick 8. Done in our lives.
Pensa lui a tutto un suo concetto della musica. Il concetto dei marziani. Pensa un po'. Se su Marte esistesse la musica, chi ci dovresti trovare? A parte l'imperiale. Chi è che dovrebbe mettere la musica su Marte? Rick Hayter. Open Space. Lo spazio si apre e tu senti la musica imperiale. Pensa un po' su Marte. O no? O su Marte non esiste la musica, eh? È imperiale. Questo microfono. Thank you.
si sgangò tutto qua. Imperiale. Music.